Serata di grande cinema ad Ancona. La Coppa Volpi e Elena Cotta al Cinema Italia per incontrare il pubblico dopo lo straordinario risultato del Festival di Venezia. Un premio, quello per la migliore interprete femminile, per il ruolo in Via Castellana Bandiera. Il film, proiettato martedì scorso sul grande schermo della sala di Corso Carlo Alberto, ha attirato in sala un pubblico numeroso. Al termine dello spettacolo, partecipato dibattito con l'attrice a rispondere a tutte le domande dei presenti. Un ritorno nelle Marche per Elena Cotta. Il marito, Carlo Alighiero, è infatti marchigiano. Insieme soggiornavano nella nostra regione tutte le estati. È un ritorno un po' a casa, perché Carlo Alighiero Animali è mio marito, è nato a Ostra. Noi, soprattutto quando era ancora viva la mamma di Carlo, che era un po' una che teneva uniti, come succede, le figure matriarcali di una volta, la Nina, e venivamo sempre nelle Marche, eravamo sempre a Senigallia, e poi abbiamo anche tanti parenti, infatti questa sera in sala sono presenti Franco e Mara, che sono venuti da Senigallia, e quindi è un po' la mia casa. Lei invece è più amante delle coste rocciose, quando veniva dalle nostre parti preferiva Portonovo e le spiagge del Conero. La Cotta, nella sua carriera pluridecennale, ha sempre preferito il teatro. Ha recitato tra gli altri anche con Franco Enriquez e Valeria Morriconi e gestisce insieme al marito il Teatro Manzoni di Roma. Anche tanta televisione per lei. Sul grande schermo mancava da 13 anni, ma quando le hanno proposto una parte in Via Castellana Bandiera non ha saputo dire di no. No, ogni tanto mi capitavano delle cose da fare, però forse perché sono ricca del teatro mio e di Carlo, il Teatro Manzoni di Roma, non avevo questa urgenza, ho sempre rifiutato delle cose. Questa era una proposta estremamente interessante. Direi che è una delle cose più golose per un attore sentirsi dire: guarda, tu non parli, non dici neanche una parola, però per tutto il film devi parlare con gli occhi, esprimerti, far capire tutto quello che ti passa guardando dentro quella macchina, non esattamente, ma insomma magari un po' più là. Comunque il colloquio rimane con quella macchina lì. La serata è più che riuscita, buona la prima verrebbe da dire, già perché gli eventi del Cinema Italia non finiscono qui. Già domenica, sempre alle 21.15, altri due personaggi dal mondo del cinema incontreranno il pubblico per un'anteprima da non perdere. In sala, Donald Vergari e Lorenzo Flaherty, rispettivamente sceneggiatore e protagonista di Il ragioniere della mafia. Vergari, già inviato di Striscia la Notizia, ha scritto l'omonimo libro e sceneggiato la trasposizione cinematografica per la regia di Federico Rizzo. Flaherty toglie i panni del buono indossati nelle serie televisive Distretto di Polizia e Risse, Delitti Imperfetti, e in questo caso interpreta il ruolo principale, quello del ragioniere contabile di una holding criminale. Vergari e Flaherty parteciperanno al dibattito con il pubblico, dove si tratteranno i temi della legalità e della lotta alla criminalità organizzata. Terzo e ultimo appuntamento, giovedì 10 ottobre. In occasione dell'arrivo in sala del film I giorni della vendemmia, per la regia di Marco Righi, all'interno dell'Italia sarà allestita una degustazione di vini, offerta da produttori locali. Un brindisi di bellezza con Miss Italia, già perché la programmazione prevede l'alternanza con Il ragioniere della mafia, che nel cast annovera anche Francesca Testasecca. La bella Miss Italia del 2010 parteciperà alla degustazione e poi al dibattito al termine del film, che la vede recitare insieme a Flaherty. Sono sempre più convinta che portare l'attore, il regista o chiunque è veramente una formula vincente. Sono stata veramente contenta perché poi è una persona squisita, dolcissima, spiritosa, addirittura si è presentata da sola, ha già attirato un pubblico sin dall'inizio che noi in genere usiamo far entrare in sala l'attore o l'ospite, e poi diamo la possibilità di visionare il film e poi facciamo rientrare in sala. E già solo con questo ha conquistato il pubblico. Sono contenta. Una formula che funziona, altri eventi in
dal cartone animato, dalle feste per bambini, e cercheremo di così attivare questa sala e di attivare soprattutto la sala cinematografica.